Ciao, nel tutorial di oggi vi mostrerò come creare questo braccialetto molto morbido e flessuoso con l'utilizzo di perle di Super Duo e di cristalli Swarovski di Rocaille. È un bracciale molto semplice da eseguire e passiamo subito al materiale che occorre per creare questo bracciale. Il materiale che utilizzeremo sarà il seguente: delle perle da 6 mm Swarovski Iridescent Green, è una nuova colorazione. Poi Swarovski Bicono da 4 mm, sempre nella colorazione Crystal Iridescent Green. Delle Super Duo, io sto utilizzando le Gold Aztec, e delle Rocaille 110 in colorazione Gold, o Miyuki o Toho è indifferente. Come primo step infiliamo questa sequenza: una rocaille da 11, una perla da 6, una rocaille da 11, una perla da 6, una rocaille da 11, una perla da 6, una rocaille da 11, una perla da 6. Quindi in totale dovremo avere 4 rocaille da 11 e 4 perle da 6 alternate. Una volta infilate, chiudete, ripassate dentro tutte le perline e chiudete con un paio di nodi ben stretti a cerchio la lavorazione. Ecco come dovrà risultare il lavoro. A questo punto usciamo da una perla da 6, io sto uscendo da questa qui, e infilate questa sequenza: una rocaille 11, un bicono 4, una rocaille 11, un bicono 4, una rocaille 11, e uscendo da questa perla qua rientrate in quella subito sotto, cioè in quest'altra perla da 6, in questo senso. Quindi rientrate in questa perla e uscite dalla stessa. Ecco come risulterà il lavoro: avremo praticamente una fila qui accavallata di bicono, rocaille, bicono, rocaille, rocaille. Uscendo appunto dalla perla, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire un rocaille da 11 a un bicono e entrare esattamente in questa rocaille qui, quella che c'è al centro tra i due bicono, e uscirne. Ecco, abbiamo posizionato anche la rocaille e questo bicono qui. Ora inseriamo ancora sul nostro ago un bicono e un'altra rocaille da 11 ed entriamo in una delle perle, o questa indifferente. Questo sarà il risultato che avremo ottenuto, ovvero avremo una sorta di piccola croce di bicono sopra le quattro perle. Uscendo dalla perla, usciamo anche dalla rocaille da 11 subito dopo la perla, e infiliamo 6 super 2 sul lago e creiamo un archetto sopra questa perla di 6 super 2, entrando nella rocaille da 11 subito dopo questa perla. Quindi creiamo un archetto qui. Entriamo poi nella rocaille da 11, anche nella perla subito dopo, e nell'altra rocaille da 11, creiamo un altro archetto da 6 nella perla speculare, quindi su questa. Quindi dovremo avere un archetto da 6 qui e un archetto da 6 qui, e non fare nulla né su questa perla né su quell'altra, né su quest'altra, ma passare semplicemente al loro interno. Questo è il risultato ottenuto. Come vedete, abbiamo fatto due archetti da 6 super 2 su queste due perle e queste le abbiamo lasciate libere. Adesso, uscendo da quest'ultima perla, entriamo anche nella rocaille subito dopo e, senza inserire nessuna perlina, ora entreremo in questo foro di super duo, della prima super duo, quindi qui, e inseriremo una rocaille da 11 qua in mezzo, una qua in mezzo, quindi due, una qui e una qui. Qua in mezzo inseriremo un'altra super duo e qua in mezzo, sia qui che qui, ancora una rocaille da 11 e una rocaille da 11. Scenderemo in questa super duo, rientreremo nella 11, nella perla, usciremo su qua da quest'altra, dall'altra 11 che c'è subito dopo questa perla, e ripeteremo la stessa operazione da questo lato, la stessa che andremo a eseguire qui. Ecco qua il risultato terminato. Una volta effettuato quest'ultimo giro, fate un paio di nodi, tagliate il filo e chiudete la lavorazione.
Adesso cosa dovremmo fare? Dovremmo iniziare a fare lo stesso modulo. Procedete come abbiamo fatto finora, mandate indietro il tutorial e ricominciate da capo per fare un altro modulo, però fermatevi prima di fare l'ultimo giro, cioè quello in cui ho inserito le rocaie tra una Super 2 e l'altra e la Super 2 sulla punta, perché in quel giro dovremo fare una piccola variazione per collegarci già a questo modulino appena fatto. Quindi ricominciate il tutorial e arrivate fino a prima di quest'ultimo giro appena fatto. Ecco qui, abbiamo fatto un secondo modulo, però mi sono fermata prima di fare l'ultimo giro, cioè quello dove si inseriscono le rocaie e la Super Duo centrale. Questo perché? Perché dobbiamo andare a collegare i primi due moduli, cioè quello che abbiamo fatto adesso, che non abbiamo ancora terminato, e quello che abbiamo fatto precedentemente. In che modo? Entriamo come al solito in questa Super Duo, inseriamo una rocaglia qui e una rocaglia qui. Invece di inserire la Super Duo qua in mezzo, come abbiamo fatto qua, entriamo direttamente nel foro di questa Super Duo e poi usciamo da quest'altra Super Duo, in modo da far sì che la Super Duo che c'è qui centralmente diventi un punto di congiunzione tra i due elementi. Poi inseriamo ancora una rocaglia da 11 qua e una qua, esattamente come abbiamo fatto qui. Passiamo dentro le perline. E da quest'altro lato invece facciamo esattamente come abbiamo fatto da questa parte, ovvero rocaille, rocaille, super duo, rocaille, rocaille, in modo che adesso questi due si uniscano qua in mezzo e il modulo che andremo a fare subito dopo faremo esattamente come in questo caso, andremo ad unire con la super duo che metteremo qua in mezzo. Comunque adesso uniamo insieme questi due. Ed ecco fatto, i due moduli sono stati uniti mediante la Super Duo che c'era qua in mezzo collegata a quest'altro modulo e ho completato anche da quest'altro lato inserendo la Super Duo. A questo punto potrete andare avanti per conto vostro. Il lavoro lo chiudete, fate un nodo e cominciate con un altro modulo, facendo sempre da una parte Super Duo, dall'altra parte no, perché da una parte servirà per agganciarvi al modulo che farete dopo, e dall'altra parte invece vi dovrete agganciare alla Super Duo che c'è già. Io farò per il mio bracciale una lunghezza di 5 moduli, poi ci sarà anche lo spazio in più per applicare la chiusura. Voi regolatevi in base al polso, eccetera. Potete utilizzare appunto la lunghezza che volete. Quindi io adesso procedo con i miei moduli e ci vediamo non appena saranno stati collegati tutti per vedere come applicare la chiusura. Ecco qua, alla fine io di modulini ne ho fatti 6 perché mi sono resa conto che in effetti 5 erano veramente troppo pochi. Quindi ne ho collegati 6 e adesso vi mostrerò come faccio a fare la chiusura. Intanto usciamo dalla rocaglia subito prima della punta della Super Duo, quindi esattamente da qua, e infiliamo 3 rocaglie sul lago e entriamo dentro questa Super Duo. Uscita da questa Super Duo, dopo aver inserito le 3 rocaglie, inserirò 5 rocaglie da 11 sempre. La mia chiusura, in questo caso utilizzo una pallina calamitata, ma potete utilizzare la chiusura che volete, e ancora 5 rocaglie. E entro sempre nel foro di questa Super Duo qui, però da questo lato, quindi in modo che mi si crei praticamente un cerchio, un anello che contiene la chiusura. Quindi sto uscendo da qui e rientrerò da quest'altra parte. Uscita dalla Super Duo, inserisco ancora 3 rocaglie da 11 e entro in questa rocaglia da 11 qui. Poi passo un po' attraverso la lavorazione, meglio sarebbe ripassare nuovamente l'interno di queste perline qui che tengono la chiusura per rendere tutto più, diciamo così, più saldo, più sicuro. E poi tagliate il filo e andate a congiungere nello stesso modo l'altra parte della chiusura dalla parte opposta del braccialetto. Ed ecco qua il braccialetto pronto per essere indossato. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci rivediamo alla prossima. Ci risentiamo alla prossima, meglio. Ciao!